Una squadra vuole tornare a spiccare il volo dopo il peso delle sconfitte che l'hanno tenuta ancora a terra, l'altra il volo ha spiccato e come e si livra nell'area dell'alta classifica. Pavesi contro Grifoncelle, di nuovo contro due anni dopo la Serie C, allora finì 1-1, oggi si gioca per una categoria superiore. Buongiorno amiche e amici di BPTV da Dario Damiano, siamo allo stadio Fortunati di Pavia e questa per la nona giornata della Serie B femminile è Pavia Genoa. Percorsi opposti per le due squadre, il Pavia. Padrone di casa, padrone di casa in questo momento occupa l'ottavo posto con 9 punti. La squadra viene da quattro sconfitte consecutive, l'ultima una settimana fa 2-0 sul campo del Bologna. Il gol iniziale di Kustrin e poi il raddoppio nel finale di Gelmetti. Un Pavia che non vince dalla sfida contro il Tavagnacco di oltre un mese fa, non vince in casa invece dal 4 a 1 contro Ravenna di quasi due mesi fa. Completamente opposto invece il percorso del Genoa, come abbiamo detto, la squadra dei Filippini è lanciatissima: 5 vittorie consecutive, in totale 6 con 0 pareggi e 2 sconfitte per le rossoblù. Una settimana fa, una prestazione di forza decisamente importante 3 a 0 contro il San Marino con tutto il tridente offensivo che è andato in gol Massa, Ferrato e Bargi ma anche eh, due traverse e un palo colti dalla squadra Ligure che al momento occupa il quarto posto in classifica con 18 punti alle spalle del Parma con 19 a 21 Cesena e Lazio e poi in testa c'è la Ternana che di punti ne ha 24 ma che ha già giocato, ha giocato a mezzogiorno, partita finita mezz'ora fa. La squadra di Melillo si è imposta 4 a 1 contro il Brescia, quindi in questo momento è a 6 punti di vantaggio sul Genoa. Una giornata sicuramente particolare, questa, eh, 26 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, vedremo diverse iniziative messe in campo, promosse sia dalla Lega Serie B ma anche dalla Lega Serie A. In realtà da eh, tutte le leghe che governano il calcio in Italia per questa battaglia che ci coinvolge tutti a partire da un adesivo con il numero antiviolenza il 1522 promosso dal Ministero delle Pari Opportunità che sarà applicato sulle divise sia degli allenatori che degli arbitri e che ci accompagnerà in uh, sovraimpressione durante tutto l'arco della partita oltre a questo le squadre che eh, poseranno per una foto di gruppo sia le calciatrici che gli allenatori che appunto gli arbitri dietro la scritta mai più che è il, lo slogan il, il claim della campagna lanciata appunto dalla divisione per cercare di arginare di eliminare la violenza contro le donne in questo momento stanno iniziando a entrare in campo le due squadre allora visto che li abbiamo citati iniziamo a citare la terna arbitrale composta dal signor Vincenzo D'Ambrosio Giordano, l'arbitro della sezione di Collegno, i due assistenti sono invece Gabriele Fracasso della sezione di Torino e Luca Rizzo della sezione di Pinerolo, quindi una terna tutta piemontese per la sfida di oggi. Ed ecco le due squadre che proprio in questo momento stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco, sfida sicuramente importantissima per entrambe le compagini. Con Mister Salterio, che ha optato per una piccola rivoluzione, per cercare di eh, tornare a fare risultato, quei punti che mancano appunto da diverso tempo, mentre invece il Genoa dei Filippini è nel segno della continuità, una squadra che ha cambiato pochissimo per quanto riguarda le 11 effettive negli ultimi incontri. Anche in questa occasione la formazione ricalca quella vista nelle settimane precedenti. Le squadre che sono in questo momento schierate in campo, anche i palloni presenteranno uno speciale simbolo rosso proprio in vista di questa giornata, che prevederà anche un minuto non di silenzio, ma di ricordo delle vittime dei femminicidi tramite un applauso. Così è stata l'iniziativa della federazione anche sulla scia. Delle parole di Elena Cecchettin, la sorella della vittima dell'ultimo tragico avvenimento. Tra poco le squadre entreranno in campo, siamo un attimo in ritardo qui al Fortunati, tra poco vi daremo anche conto ovviamente delle formazioni che presentano, come detto, diverse novità. Un Pavia che infatti presenta quattro cambi rispetto a settimana scorsa e che gioca con un 4-3-1-2 con uh, Migliazza, numero 77 in porta, in difesa numero 29 Crevacore, numero 4 Dubini, la numero 66 Asamoa, la numero 14 Grumelli a centrocampo, la numero 10 Cavicchia, poi la numero 35 Dugo, la numero 5 Lepera, dietro le punte la numero 7 Accoliti, da davanti la numero 22 Longoni e la numero 9 Codecap. 4-3 3 invece per il Geno, un solo cambio rispetto alla settimana scorsa, è in panchina Gilles, in porta numero 21 Forcinella, in difesa numero 8 Fernandez, numero 74 Luca Fo, numero 28 Parolo, numero 44 Mele, a Centrocampo numero 25 Tardini, numero 4 Bettalli, numero 24 20... Scuratti, 25 Tardini, 4 Bettalli, 24 Scurati, in attacco con il numero 10 Massa, con il numero 18 Ferrato e con il numero 22 Bargi. Ed ecco, come dicevamo prima, allenatori, calciatrici, terni arbitrali, tutte mischiate in questo inizio di partita per lanciare tutte insieme un messaggio forte per contrastare, per cercare di eliminare dalla nostra società la violenza contro le donne. Vi diamo conto anche delle panchine per quanto riguarda il Pavia, la numero 1 Balbia, la numero 2 Zangrandi, numero 8 Zella, numero 17 Zecchino, numero 20 Tugnoli, numero 21 Lattanzio, numero 27 Contena, numero 47 Cozzani e numero 99 Avallone. Per quanto riguarda invece il Genoa, 71 Macera, 9 Parodi, 11 Rigaglia, 13 Enrico, 17 Acuti, 19 Gils, 20 Campora, 23 Oliva e 27 Rossi. Ed ecco anche il minuto di raccoglimento in eh, ricordo delle vittime dei femminicidi. Si conclude con un fragoroso applauso dello Stadio Fortunati questo momento, ora è tempo di pensare al campo. Le squadre si schierano, siamo pronti per iniziare. Pavia-Genoa sta per prendere il via. Il match della nona giornata della Serie B femminile sarà la squadra di Filippini a battere il calcio d'inizio, tutto pronto. Si attende solo il fischio del direttore di gara. Il signor D'Ambrosio Giordano, squadra schiata in campo, già possiamo apprezzare già da qui il 4-3-1-2 del Pavia in controtendenza con il 4-4-2 finora eh, proposto da Mister Salterio, un cambio necessario appunto dopo gli ultimi risultati. È pronta a battere Ferrato e si parte. Inizia in questo momento Pavia-Genoa e il primo possesso è in favore delle ospiti, con Scuratti che la mette alle sue spalle. Parolo subito rischia. Codecà ruba palla Forcinella. E dopo neanche 30 secondi il Pavia poteva passare in vantaggio. L'astuzia di Bianca Maria Codecà che è riuscita a intercettare un passaggio all'indietro di Parolo. Che aveva cercato Forcinella, non è riuscita però a tenere il pallone in campo, se l'è allungato un po' troppo la numero 9 Lombarda. Il pallone è finito fuori, però un brivido subito per quanto riguarda le calciatrici del Genoa. Lucrezia Parolo la stava combinando grossa, per lei appunto una chance da titolare dopo che il posto era stato sempre preso dai Digins nelle ultime partite. Oggi invece tocca alla 2003. Si riparte con un lancio lungo da parte delle Genoane. Asamoa torna indietro. Migliazza col destro. Lo stop volante di Gromelli, attaccata alle spalle, cerca di tenere il pallone. Gromelli, ma Bettalli trova Massa, Ferrato dentro di nuovo per Bettalli sulla linea di fondo con il tacco verso Alessandra Massa. Contrasto. Alla fine il Genoa si accontenta di una rimessa laterale in zona d'attacco che andrà a battere. Fernandez, esterno destro della squadra dei Filippini, la palla verso Massa Bettalli. Il cross di prima, Ferrato prova a girarsi. Ferrato la mette dentro e poi la palla finisce fuori. Occasione per il Genoa con Bargi che chiedeva un calcio d'angolo che non è stato però accordato dall'arbitro. Si fa vedere subito la squadra ospite dopo il brivido iniziale con questo. Pallone basso messo dentro da Ferrato, sul secondo palo è arrivata Caterina Bargi, poi il pallone è uscito, sembrava effettivamente ci fosse una deviazione, ma si riprende con un rinvio dal fondo, con la palla che viene controllata in questo momento da Grumelli, la lancia in avanti, Codeca, poi Cavicchia, prova con un lancio lungo a servire a premiare la corsa di Crevacore, lotta su quella fascia. Con chiara mele alla fine l'ultima a toccare è proprio la pavese quindi rimessa laterale in favore del genoa con mele che la mette in avanti il controllo di petto di bargi poi il pallone che filtra viene colpito da scuratti di nuovo verso mele di nuovo al centro invece accoliti attacca l'avversaria palla rubata accoliti la mette dentro poi il tocco dietro, ancora Lepera, poi Accoliti tenta un sorta di tiro cross. Il pallone si alza, non ci arriva Codeca perché è attenta in uscita Forcinella a bloccare la sfera. Prova a ripartire subito il Genoa con il controllo di massa, rientra su Dugo, poi verticalizza in avanti. Si fa vedere Bettalli, ne ha due addosso. Bettalli perde il pallone sulla pressione apportata da Giulia Grumelli in avanti verso Codecace l'anticipo di Luca Fo che riesce a far carambolare il pallone addosso alla sua avversaria e a ottenere questa rimessa laterale, sarà Luca Fo al nono anno. Addirittura con la maglia del Genoa lei che è proprio nativa del capoluogo ligure. Rappresente fin dall'eccellenza, fin da prima, ovviamente, che eh, la società attuale prendesse. Acquistasse il titolo sportivo del Corte Franca nel 2022 insomma, una vera e propria bandiera di questa squadra Luca Foma sono diverse le giocatrici con un lungo trascorso con la maglia del Genoa giusto mix della DS Carissime, Quest'estate ha portato 10 acquisti che stanno dando i loro frutti, palla recuperata a centrocampo dal Pavia. Secondo un fallo. Però eh, secondo il metro di giudizio. Del direttore di gara, si parte da un calcio di punizione che Tardini batte verso Luca Fò. Ecco Lucrezia Parolo che supera la linea del centrocampo, verticalizza Ferrato di spalle, la mette al centro Tardini. Sale Fernandez sulla destra, si propone su quella fascia massa, massa crossa in mezzo. Dubini colpisce il pallone, poi allontana in qualche modo la difesa del Pavia. Colpisce al volo Lepera. Brava Codecà ad arrivare sul pallone. Fernandez prova a contrastarla. Codecà si allarga sulla sinistra. Poi cerca l'1-2 con Longoni, lo trova di nuovo. Codecà, va fino in fondo, la mette in mezzo. Codecà. La palla che rimane in area. Alla fine il Genoa riesce in qualche modo a liberare. Grazie a Tardini. Palla in avanti, un po' troppo lunga per Ferrato. Arriva l'anticipo di Gromelli che premia comunque le rossoblu oggi, ovviamente. Con il completo bianco tipico delle gare in trasferta. Rasoterra, Tardini per Parolo. Mele si fa vedere sulla fascia opposta. Avanza Mele, poi temporeggia, serve corto il pallone a Scuratti dentro verso Ferrato. Non ci arriva, raccoglie tranquillamente Migliazza. È stata brava Joyce Samoa a contenere l'inserimento di Claudia Ferrato. La ganese Samoa torna oggi al centro della difesa, dopo che per qualche partita è stata provata sull'esterno a dimostrare la versatilità della ganese. L'anno scorso 33 presenze con la maglia del Bologna che ha ottenuto la promozione della serie C, Girone B proprio alla serie Cadetta. Il Genoa ragiona con Parolo, poi Mele di prima, buono il tocco per Scuratti cambia gioco il controllo di Bettalli subito attaccata si gira al numero 4 cerca di lanciare Massa trova anche bene al numero 10 il controllo di Alessandra Massa arriva fino in fondo crossa dentro colpisce Asamoah e il pallone finisce fuori e dunque al settimo minuto primo calcio d'angolo della partita in favore del Genoa inizio equilibrato di match e questo calcio d'angolo che viene battuto corto Fernandez alle sue spalle. Cerca di metterla dentro Bettalli la sponda volante di Ferrato poi controlla il pallone. Scuratti prova a girarsi. Vede Massa alla palla sul sinistro. Cerca un tiro che viene respinto dalla difesa del Pavia. Poi Luca Fo fa buona guardia, Creva Core corto in avanti, gira palla alla squadra di Salterio. Il Area Dugo viene servita in questo momento. Temporeggia forse un po' troppo Dugo, infatti il suo passaggio viene intercettato da Fernandez. Prova a ripartire sulla destra Massa. Fa correre in profondità Ferrato, come sempre marcata strettissima da Samoa. Non perde il pallone Ferrato e lo scarica alle sue spalle. Di nuovo la venezuelana Fernanda Maria Fernandez verso Bettalli, Pennella un cross in mezzo non ci arriva di testa Bargi e allora la palla sfila sul fondo calcio di rinvio in favore del Pavia si fa vedere di nuovo il Genoa che in questi primi dieci minuti sta attaccando più che altro dalla fascia di destra Bargi non è arrivata sul cross di massa è stata senza dubbio una delle migliori in campo settimana scorsa, un gol bellissimo il suo segnato al volo anche l'assist per la rete di Ferrato anche una traversa, insomma un gran periodo per Massa che due settimane fa aveva anche segnato sul calcio di punizione contro il Brescia il Pavia riprende il pallone servita bene Lepera che ha un po di spazio sulla destra prova a prenderselo la numero 5 in avanti per Longoni non controlla bene il pallone lo recupera Mele poi Parolo ora Tardini chiede palla a gran voce Massa viene servita Fernandez. L'avanzata della numero 8. Serve bene Massa. Avanza ancora la numero 10. Si propone Bettalli sulla destra. Viene premiata dal tocco della compagna. Bettalli dentro. Di nuovo per Massa. cerca di farla filtrare. C'è la chiusura di Asamoa. Bettalli rimane il Genoa. Cross dentro. Attenzione a Ferrato che prova la girata. E arriva la parata di Migliazza. Al decimo minuto di gioco, la prima occasione del match, una girata di ferrato, su cui però ha risposto presente Federica Migliazza, ancora una volta titolare, è stata all'inizio messa in panchina, stata, gli è stata preferita Maria Grazia Balbi, poi Salterio ha optato per un cambio, viste anche le prestazioni non eccellenti della classe 95 Migliazza si è fatta trovare pronta al decimo minuto al primo tiro in porta effettuato dal Genoa in questa partita ora Forcinella verso Parolo il pallone per Mele attaccata da Lepera finisce a terra l'ex giocatrice del Chievo l'arbitro lascia proseguire allora il possesso è in favore delle giocatrici in Maglia Blu Dubini, poi il tocco in avanti verso Longoni, contrasto con Mele, Longoni da terra, colpisce questa volta, commette fallo la numero 22, calcio di punizione in favore del Genoa, già battuto. Lucrezia Parolo avanza, palla al piede. Conduce fino alla linea di centrocampo, poi col destro cerca di farla filtrare il pallone sporcato, poi contrasto da Samoa e Bargi. Attenzione alla numero 22, Bargi la fa filtrare bene. Massa cerca di metterla in mezzo la chiusura di Samoa, molto bene fino adesso. La giocatrice africana che sta mettendo una pezza al, ai vari attacchi portati dal Genoa verso l'area avversaria Fernandez con le mani. Cerca Massa, lotta con uh, Grumelli, poi finisce a terra Bargi, in contra un uh, contrasto troppo lieve. E alla fine Bettalli calcia il pallone fuori, rimessa laterale in favore del uh, Pavia Academy. Ed eccola qui Giulia Grumelli, normalmente centrocampista, oggi schierata invece sull'esterno sinistro con la scalata centrocampo di Dugo, mentre Massa ballo 1-2 con Bargi Finisce a terra. Bargi mentre Massa punta Samoa prova il cross respinto dal numero 66 lancia in avanti il controllo di petto di Longoni che si gira bene sulla pressione di Parolo creva core da Manforte alla manovra la classe 2004 anche se stavolta il passaggio è troppo leggibile infatti Tardini lo fa suo Tardini che sbaglia anche lei però nel tentativo di filtrante intercetta tutto crevacore, poi con calma Ilaria Dubini, alle sue spalle verso Migliazza, va per vie centrali, il controllo della numero 10 Federica Cavicchia, in avanti, poi di nuovo indietro alle giocatrici di difesa, non lancia bene questa volta Samoa, infatti... Prova ad approfittarne. Bettalli, palla verso Massa 1 contro 1. Massa torna dietro, Fernandez pallone per vie centrali, cerca di farla filtrare Tardini viene bloccata la sua iniziativa, attenta la difesa del Pavia in questo primo quarto d'ora di gioco, ancora fermo sullo 0-0. verità abbastanza equilibrata. Genoa. Forse sta cercando un po' di più, ma il Pavia. Si difende bene, prova come sempre a ripartire servendo le sue attaccanti. Chiara Mele sulla sinistra, per lei 11 anni in maglia Chievo, prima di arrivare in, uh, nella sessione estiva del calciomercato al Genoa. Davvero parecchie le giocatrici rosso che provengono oltretutto dal Chievo, che quest'estate ha vissuto un momento di forte cambiamento livello societario, visto la fusione con il Cittadella, non solo Mele ma anche Tardini, Scuratti e poi le due attaccanti Ferrato e Massa. Palla dentro, attenzione al Genoa perché prova a girarsi. Bargi in area, cerca di farla passare. Grumelli chiude tutto. Longoni lotta con il fisico, protegge il pallone, lo scarica all'indietro, crea Core. Perde il duello con Ferrato che le sporca il pallone ma se non altro riesce a guadagnare una rimessa laterale e quindi con le mani a servire cavicchia. Di nuovo la classe 2004, Elisa Crevacore, Longoni di prima, cerca Lepera che non ci arriva e non riesce a tenere il pallone in campo. La classe 2004 anche Lepera. Per dalla primavera della Juve, primavera del Milan invece per Crevacore che va in questo momento a contrastare Caterina Bargi. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore del Genoa a centrocampo, è stata atterrata proprio quest'ultima, lasciando abbastanza a correre il signor D'Ambrosio Giordano. Per ora, gara sicuramente tranquilla dal punto di vista disciplinare. Avanza Mele, prova a prendersi un po' di spazio, Mele arriva nei pressi dell'area, prova il cross che viene respinto di testa dalla difesa del Pavia, contrasto tra Tardini e Crevacore, rimane in possesso Tardini, poi Scuratti cerca di farla passare, Dubini chiude tutto, il contropiede del Pavia lancia in avanti verso Codecà che viene chiusa da Fernandez, non è riuscita a innescarla sulla corsa Serena Coliti Massa dalla parte opposta, Massa fa passare bene il pallone, attenzione a Bettalli, cross dentro in due nell'area di rigore del Pavia, avevano assaltato i due pali le due attaccanti del Genoa però Migliazza è uscita bene con coraggio, ha abbrancato il pallone e ha quindi impedito ogni sorta di pericolo quando abbiamo superato da poco il quarto d'ora di gioco e il risultato è 0-0 a -0, ancora non si è sbloccata Pavia e Genoa una sola occasione si può dire la girata di Ferrato che abbiamo visto al minuto 10 ben parata da Migliazza Dubini ora a centrocampo Cavicchia in avanti Longoni di prima poi Lepera si sovrappone la compagna, viene servita Cavicchia, palla forse un po' troppo lunga. Mele protegge il pallone col corpo, non la tocca. Giocata intelligente. Del numero 44 invece no. Chiedo scusa perché evidentemente c'è stato il tocco di Chiara Mele, visto che sembrava inizialmente che l'arbitro avesse dato rinvio dal fondo, invece sarà calcio d'angolo in favore del Pavia Academy, il primo della partita per le Lombarde, evidentemente il guardaline che era molto vicino all'azione ha notato l'ultimo tocco di mele. E allora, sei giocatrici del Pavia. Assaltano l'area del Genoa. Palla messa dentro, esce con i pugni e respinge Camilla Forcinella. Prova a partire in velocità il Genoa. bene Bargi a eludere il tackle el di un'avversaria, supera anche il centrocampo. Caterina Bargi non riesce però a farla filtrare centralmente perché arriva puntuale la chiusura di Ilaria Dugo. Poteva essere un'occasione potenzialmente pericolosa. Questo contropiede orchestrato dal Genoa ci ha messo. Una pezza, la numero 35. Il controllo di Martina Scuratti che poi serve Fernandez. Prova a metterla dentro, Bettalli entra in aria, Bettalli prova a farla passare, non ci arriva però c'è Tardini, Tardini in aria, prova il tiro, respinto. Ancora una volta la muraglia umana del Pavia chiude ogni possibile attacco del Genoa. Longoni poi prova un lancio in avanti, forse anche sporcato il suo tentativo col destro, non ci arriva Codeca che poi mette in apprensione Luca Fo. esce comunque a liberarsi della sfera la capitana del Genoa. Ferrato gioca all'indietro, poi Longoni dura su Mele, una buona iniziativa qui di Marta Longoni. Lei è premiata con un posto da titolare, un gol. Per ora, nelle prime otto giornate di campionato, per Longoni, spesso entrata dalla panchina, posto di Lattanzio. Oggi siede appunto insieme alle sue compagne in panchina. L'azione del Pavia, che riparte da centrocampo con il lancio di Asamoa. Il pallone viene controllato senza grossi problemi da Fernandez. Poi Luca Fo verso Forcinella. Gioca corto. Rischia anche un po'. Parolo riesce a servire Mele. Finisce a terra sulla pressione di Lepera. Ancora una volta giudicata fallosa l'azione portata dalla numero 5 e quindi ci sarà calcio di punizione in favore del Genoa la palla giocata verso Sara Luca Fo poi di nuovo Chiaramele avanza chiedo scusa in realtà è Parolo che ora serve Tardini dietro per Luca Fo Fernandez al terzo anno con la maglia del Genoa, cerca Bettalli lotta tra le giocatrici, con Dugo che alla fine riesce a colpire verso Codeca, attenzione al numero 9, Codeca che si invola finisce a terra e l'arbitro fischia calcio di punizione. Aveva controllato il pallone Longoni, ma ha deciso di non assegnare il vantaggio. Il direttore di gara, dare questo piazzato in favore del Genoa. 0-0, quando siamo arrivati al ventunesimo minuto di gioco, si sta andando la prima metà del primo tempo calcio di punizione in favore del Pavia vediamo Federica Cavicchia pronta alla battuta c'è anche Giulia Gromelli vedremo che tra le due andrà a colpire Cavicchia che si è resa protagonista di un grande gol dalla distanza nella partita contro la Freedom è proprio la numero 10 che va a mettere il pallone in mezzo esce Forcinella una bella parata in bello stile quella di Camilla Forcinella che alza le braccia al cielo e impedisce che una giocatrice del Pavia possa arrivare ad impattare il pallone. L'avanzata di Massa attaccata da Dugo lancia in avanti, chiude Grumelli. La rimessa laterale è in favore del Genoa con mister Antonio Filippini che è andato a riprendere il pallone Fernandez con le mani in avanti poi Ferrato mette giù con il petto Ferrato cerca Massa, colpisce di testa Samoa si mette davanti La Laganese che sottrae il pallone a Massa poi Grumelli la sponda di Accoliti Dugo per Crevacore, prova a prendersi un po' di campo Ralpavia prova a distendersi Lepera, bello il dribbling su Mele Avanza ancora lei, c'è un po' di spazio, Lepera cross in mezzo verso Codeca. Colpo di testa! Ed è gol! Gol del Pavia! La rete! Della bomber! Della riete Lombardo! Bianca Maria, Codeca, 1-0 per il Pavia! Grandissima iniziativa sulla destra di Lepera, che ha tanti meriti in questo gol, visto che lei che partita, ha dribblato alla grande mele e ha messo in mezzo un cross perfetto, assist di Lepera, colpo di testa di Codeca che svetta in mezzo alle due centrali del Genoa, batte Forcinella e la mette in rete, Pavia 1, Genoa 0, Codeca segna il suo quinto gol nelle prime nove giornate di Serie B e si conferma. La miglior marcatrice del Pavia. Gol importantissimo, sfruttando la velocità, le ripartenze veloci, cogliendo anche un po' impreparata la difesa del Genoa. E il Pavia passa in vantaggio. Ecco Chiaramele che prova subito a mettere una pezza al suo errore attaccando sulla sinistra. Invece è lei l'ultima a colpire il pallone, quindi rimessa. La rimessa dal fondo scusate in favore delle padrone di casa, che vanno dunque in vantaggio. Un gol importante anche perché il Genoa aveva subito una sola rete nelle ultime cinque partite aveva subito contro il Brescia nella trasferta vinta 2-1 per il resto, era sempre riuscita a tenere la propria porta inviolata. Camilla Forcinella. Oggi il Pavia è riuscito a superare il muro rossoblù. Andando in vantaggio, grazie a Codeca. Rimessa laterale dunque in favore delle Pavesi. Palla in avanti il controllo di Longoni, contrastata da Mele. Longoni lascia la rimessa alla compagna. Accoliti, sponda, poi il lancio in avanti, sempre a cercare Codeca. Colpisce il pallone, ma non riesce a servire una compagna. E allora Massa, sull'attacco sull di Dugo, scambia bene ancora il Genoa, cerca di farla passare Massa. Arriva anche a Coliti a dare una mano in fase difensiva. Alla fine commette fallo la numero 7. Oggi schierata in posizione di rifinitrice attenzione perché è rimasta a terra Giorgia Bettalli, sembra aver subito un colpo al ginocchio. La numero 4. Intervento di accoliti sicuramente non cattivo. Ora le compagne vanno a sincerarsi delle condizioni di Bettalli che, però, si rimette in piedi senza neanche l'intervento dello staff medico del Genoa. Quindi, per fortuna, nessun problema per la centrocampista della squadra di Filippini. Fischio dell'arbitro, Massa la mette lunga, non ci arriva Ferrato, attenzione però a Bargi in area. Bargi controlla il pallone, va l'uno contro uno con Crevacore, cerca di andare via, colpisce per ultima il pallone Crevacore. E dunque, secondo calcio d'angolo della partita in favore del Genoa, che è stato procurato nell'occasione da Caterina Bargi. E ora deve alzare i giri del motore la squadra ospite visto il vantaggio pavese arrivato poco fa con l'incornata di Codeca. la palla messa dentro respinge Cortomigliazza poi Bargi ed è il gol dell'1-1 -1. pareggio immediato del Genoa con Caterina Bargi segna la bomber del Pavia e segna anche la bomber del Genoa erano entrambe a 4. Erano entrambe le migliori marcatrici delle loro squadre. A 5 K e a 5. Anche Caterina Bargi. È durato poco meno di 3 minuti il vantaggio del Pavia. Che Bargi ha trovato la rete. Ha trovato la rete in mischia su un calcio d'angolo battuto a girare sul secondo palo. Migliazza ci è arrivato, ma ha respinto corto. Poi Bargi ha colpito il pallone, ha attraversato praticamente. Una selva di corpi prima di finire in rete 1 a 1: nulla di fatto. Si riparte dunque dal pareggio 1 a 1 e palla al centro. Si suole dire ed è proprio così, quello a cui stiamo assistendo qui al Fortunati, dove Bargi ha appena risposto a Coneca, segnando il gol del Pari. E sempre il Genoa che continua ad attaccare con massa. Controlla col sinistro, appoggia col destro, poi il pallone che Tardini serve a Luca Fo, avanza Parolo, Mele sulla fascia sinistra, finta il cross, poi premia Scuratti, palla in fascia dove si propone l'autrice del gol Bargi, va all'uno contro uno, un crevacore, riesce a farla passare, non. Però a servire una sua compagna perché c'è la puntuale chiusura di Cavicchia, Longoni prova a partire in contropiede, viene messa giù da Parolo, calcio di punizione in favore del Pavia, le due centrali di difesa del Genoa. Gioca più bloccata Luca Fo, invece Parolo l'abbiamo vista cercare spesso anche l'affondo in, in avanti. E in questo caso è stata proprio lei, classe 2003. Un passato nella primavera dell'Inter, secondo anno invece con la maglia del Genoa per Lucrezia Parolo. Pavia che perde il pallone, allora Bargi prova a ripartire. C'è la chiusura però di Crevacore e il controllo di Marta Longoni, prova a verticalizzare verso Codeca, che poi interviene, cerca di sottrarre la sfera proprio a Parolo. Lo fa in maniera fallosa secondo D'Ambrosio Giordano si riparte dunque con un calcio di punizione in favore del Genoa con Fernandez che prova a prendere un po' di spazio. Filippini detta il passaggio a massa che viene servita in avanti verso Bettalli, la chiusura in scivolata senza troppi complimenti di Giulia Grumelli. La rimessa con le mani dunque per il Genoa. quando siamo giunti alla mezz'ora di gioco e il punteggio è bloccato. Sull'1 a 1 con le reti di Corecà da una parte e di Bargi dall'altra. Attenzione al Genoa, Dugo fa buona guardia nell'occasione, poi il passaggio di Tardini, Parolo verso Fernandez, buon controllo volante della numero, no, della numero, della numero 8. Il lancio in avanti, la palla che arriva, Massa la mette dentro, non trova però Ferrato, trova invece il controllo di Lepera, Crevacore, scambia proprio con la centrocampista, autore del bellissimo cross, dell'assist dell'1-0, Lepera scarica su Longoni, Longoni prova ad andare direttamente da Codecà. ne ha tre addosso. Codeca fa la sponda per Dugo, il tiro respinto, poi di nuovo codecà. La risposta di Forcinella è sempre pericolosissima. La numero 9 prosegue l'azione del Pavia con Cavicchia che questa volta mastica la conclusione dal limite dell'area, poi travolge un avversario e quindi punizione per il Genoa. Si è fatto rivedere eh, in avanti il Pavia Academy con una girata volante di Codeca, venne respinta in estensione, in parata bassa da Camilla Forcinella prova ad attaccare il Genoa il pallone per Bargi, che tunnel di Bargi che poi viene però immediatamente bloccata da Elisa Crevacore sempre in avanti per Codeca, il controllo col sinistro Codeca si libera anche di parolo, va sul destro cerca il suggerimento sul secondo palo dove Accoliti colpisce Colpisce anche Dugo, però era effettivamente partita in posizione irregolare Serena Accoliti, quindi si è alzata immediatamente la bandierina del guardalene a fermare l'azione offensiva del Pavia. Sono quattro i gol di Accoliti fino ad ora. Aveva segnato nell'ultima casalinga contro il Chievo. E sono in realtà stati annullati anche altri due gol, entrambi per fuorigioco alla giocatrice numero 7 originaria di Barzi. Intervento in scivolata di Bargi decisamente falloso qui. Si potrebbe forse anche optare per un cartellino giallo. L'arbitro che invece preferisce redarguire solo verbalmente la numero 22. E diciamo che è andata bene a Caterina Bargi che è entrata... In maniera dura e scivolata su un avversario a cercare di prendere la sfera. Se la cava con un richiamo verbale, sembra anche essersi fatta male nell'occasione. Il tutto l'attaccante del Genoa Bargi. Che l'anno scorso ha segnato ben 19 gol in 30 presenze. Una stagione in cui il Genoa è riuscito a salvarsi ottenendo. L'undicesimo posto con 31 punti. Passato ha giocato anche con la maglia e le rivali cittadine della Sampdoria. Nulla di fatto questo calcio di punizione battuto dal Pavia. Calcio di punizione che si risolve con uh, un fallo in attacco sanzionato dal direttore di gara. E dunque Luca Fo come sempre verso Parolo. Si scambiano palla le due centrali. Il lancio in avanti viene catturato da Cavicchia, appoggia verso Crevacore. Buono lancio. L'anticipo di Luca Foca di testa impedisce l'intervento di Codeca. Parolo verso Mele, di nuovo la numero 28. Lancio in avanti, non mantiene la palla in campo e dunque rimessa laterale per il Pavia lancio dentro e la parata di Forcinella. Un po' via, pericoloso ogni volta che riesce a servire la sua bomber. Codeca decisamente la punta di diamante di questa squadra. Attenzione però alla sponda volante di Ferrato che trova Bettalli. Fernandez arriva in aiuto. Bettalli la serve. Controllo di Fernandez. Prova ad andare via. E alla fine si prende un angolo. È stata brava qui la numero 8 perché... Non era riuscita a trovare un cross, è riuscita quantomeno a calciare la palla sulle gambe di Federica Cavicchia e a portare a casa dunque un corner in favore della sua squadra. Terzo calcio d'angolo per il Genoa, nel corso del secondo è arrivato il gol dell'1-1, questa volta invece la difesa del Pavia libera senza troppi complimenti. Bettalli tocca il pallone alle sue spalle, poi Mele. All'indietro per Forcinella, ora Luca Fo. Il controllo della numero 74. Serve corto Fernandez, lancio in avanti, prova ad arrivare sul pallone. Scuratti alla fine la lancia lunga, migliazza Gromelli, cerca di tenerla in campo, ci riesce. Dugo Cavicchia, attaccata alle spalle, rischia la numero 10, che infatti perde il pallone e poi se lo riprende è tutto buono Grumelli in avanti Codecà colpisce la recupera Tardini si lamenta Salterio per una trattenuta sulla maglia di Codecà l'arbitro lascia correre Codecà ancora riesce a toccare un bel pallone per Dugo la numero 35 in possesso attaccata alle spalle intervento in scivolata calcio di punizione è incredulo Filippini, ma c'è fallo di Sara Tardini. E dopo aver richiamato Salterio, il direttore di gara richiama anche l'allenatore ospite. Si era lamentato per questo intervento in scivolata di Sara Tardini, a suo avviso sul pallone, e invece il calcio di punizione è stato sanzionato in favore del Pavia. Cavicchia come sempre alla battuta col destro, si avvicina anche Grumelli, in questo caso invece sarà la classe 93 a colpire, ex prosesto e riozzese, Grumelli Lancio dentro, sponda di testa, arriva l'uscita di Forcinella, si stava avventando sul pallone Dubini che ha segnato ben tre gol quest'anno. Si è avventato su questo pallone volante chiuso da Forcinella. Detta il passaggio Massa, non la trova Fernandez. C'è la chiusura di Dugo, non sta riuscendo ad incidere come il suo solito. Fernanda Fernandez sta facendo buona guardia. La difesa del Pavia, lancio in avanti. Poi trattenute reciproche tra Massa e Dugo, Gromelli. La spara lunghissima. Mele appoggia per Luca Fo. Forcinella. Pallone controllato e scaricato verso il numero 74. Di nuovo Fernandez cerca di farla passare, non ci riesce. La rimessa laterale è sempre in favore del Genoa. I due mister che seguono lo svolgimento della partita al limite della propria area tecnica. Rimessa laterale concessa ora sempre in favore del Genoa che rimane in zona d'attacco quando mancano meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. Fernandez in avanti, Bettalli non riesce nel controllo, poi cerca comunque di metterla in mezzo. Attenzione alla posizione di Bargi che scarica su Bettalli ed è gol, ed è il gol del 2-1 del Genoa. Arriva la rimonta, il Genoa ribalta la partita e lo fa con la rete di Giorgia. Bettalli. 38 ⁇ minuto di gioco, Bettalli la mette in rete e c'è anche un po' di sfortuna per il Pavia perché il raso terra del centrocampista che va a festeggiare abbracciando tutte le sue compagne in panchina è stato deviato in porta da una difensore del Pavia mettendo completamente fuori causa Migliazza da sottolineare però la sponda di Bargi che dopo la rete serve anche l'assist spalle alla porta, perfetto il suo tocco forse una posizione dubbia in partenza comunque non segnalata dal guardaline e dunque al 38 minuto il Genoa passa avanti 2-1 sul Pavia con la rete di Bettalli e adesso conduce dopo essere andata sotto al ventitreesimo. prima Bargi e ora Bettalli Fernandez gira verso Parolo ora Mele il lancio in avanti Crevacore la mette alle sue spalle dove Migliazza controlla il pallone ne ha due addosso riesce comunque a scaricare su Elisa Crevacore Scambia con Cavicchia, di nuovo Crevacore, ora Dubini in avanti, il suo pallone si perde, viene rilanciato lungo, Asamoa di testa anticipa Bargi, poi c'è il controllo di Martina Scuratti, va sul fondo, Lepera arpiona il pallone, è messa laterale in favore del Genoa, è il terzo gol. In questo campionato per Bettalli che pur da centrocampista segna come un attaccante ha fatto gli stessi gol di massa e anche uno in più di Ferrato, ovvero la punta centrale della squadra che viene servita proprio in questo momento, 5 minuti alla fine del primo tempo, quando la palla viene messa dentro, Migliazza la respinge corta anticipando massa, la riprende proprio Bettalli che va il tiro, ancora lei, ancora Giorgio Bettalli, 3 a 1 per il Genoa. Doppietta in 5 minuti per Giorgia Bettalli È la rete del 3 a 1. È un colpo davvero pesante per il Pavia, che stava ancora riorganizzando le idee dopo aver subito il gol del sorpasso, e ora subisce anche il terzo gol della partita. Un'azione che si è sviluppata sulla destra. Migliazza ha respinto il pallone, non è riuscito a farlo suo e al limite dell'area c'era lei, Rapace, la numero 4, tiro perfetto sul secondo palo, palla in rete, allora devo aggiornare la statistica che avevamo appena detto perché Bettalli ora è arrivata a 4 gol in campionato, superando anche Massa, doppietta per lei, 3 a 1 per il Genoa che nel giro di pochi minuti... Ha messo la freccia ed è passata avanti Pensieroso mister Salterio Partita complicata adesso per il Pavia Dovrà riordinare le idee, inventarsi qualcosa nell'intervallo Il Genoa continua ad attaccare Vanno in due a provare a coprire Massa Alla fine Cavicchia Ora Gromelli Di nuovo Cavicchia Bene nella circostanza, scarica ancora per Grumelli il lancio in avanti poi Tardini ora Fernandez la scodella verso Ferrato lotta e mezzo due Ferrato che difende il pallone con il corpo dalla pressione di Cavicchia arrivano tutte addosso a lei e Ferrato riesce comunque a ah, no non riesce a guadagnare il calcio d'angolo nonostante Sembrava abbastanza evidente che l'ultimo tocco fosse stato di una giocatrice del Pavia, però evidentemente l'assistente, il signor Rizzo, era più vicino all'azione. Ha ravvisato l'ultimo tocco di Ferrato e quindi rinvio dal fondo in favore del Pavia. Manca poco alla fine della prima frazione, si contendono il pallone Longoni e Mele. Non vanno per il sottile le due giocatrici, alla fine il fallo viene commesso da Chiaramele e allora Dubini alza questo pallone per Crevacore, verso Cavicchia, controlla col sinistro, serve per vie centrali, Dugo si fa vedere Grumelli, Massa va su di lei, allora Grumelli verticalizza, Accoliti controlla il pallone, lo appoggia alle sue spalle dove c'è Joyce, Asamoa. Lancio lungo Bettalli risponde con un colpo di testa che serve massa Bargi chiede il pallone invece massa avanza si accentra dribbla Cavicchia va sul sinistro prova a metterla in mezzo la palla è respinta ma è sempre in favore della numero 10 scambia con Mele Massa può tentare anche il tiro da fuori invece la fa filtrare palla al limite dell'area non va al tiro la squadra Genuana ma rimane sempre in avanti. Bettalli dentro, non ci arriva di pochissimo. Bargi poi Lepera anticipa Ferrato sul secondo palo. Ha rischiato parecchio. Qui il Pavia dopo la doppietta Bettalli che stava per mettere a segno anche un assist. Per fortuna delle padrone di casa, Bargi non è riuscita a impattare. Il pallone sul primo palo, fallo adesso commesso da Ferrato, calcio di punizione dunque per le Pavesi. Tra poco vedremo anche l'entità del recupero. Mentre Elisa Crevacore serve Cavicchia, l'ex-Como di nuovo per Crevacore, poi la vice capitana Dubini, Migliazza. Non benissimo il suo rinvio, massa di testa la respinge in avanti, Gromelli è in vantaggio ma si porta il pallone fuori, il Genoa rimane in attacco dopo il gol del 2-1, si è giocato praticamente solo nella metà campo del Pavia che ha certamente bisogno di una pausa per provare a recuperare il risultato nel secondo tempo, la rimessa laterale di Fernandez. Massa per la venezuelana. Accoliti, colpisce, non gioca il pallone. Decide di metterlo direttamente a lato. Saltero recupera palla rimessa laterale. Dunque in favore del Genoa, un minuto di recupero. Intanto, quando siamo giunti, ovviamente al 45esimo. Prova ad attaccare ancora la squadra. Ospite. Con Fernandez, Massa la mette dentro, Samoa controlla il pallone, poi col sinistro cerca di liberare l'area, ci riesce con qualche brivido, raccoglie Longoni, vediamo se il Pavia riesce ad andare in contropiede, Codecà, Codecà supera la grande parolo, Codecà arriva al limite dell'area, se la porta sul destro, Codecà va al tiro, parata di Forcinella, si salva il Genoa, che giocatrice Bianca Maria Codecà. È partita da sola sul lancio di Longoni. Ha orchestrato il contropiede del Pavia alla fine. Ha impegnato severamente Forcinella, non trovando il gol, ma trovando se non altro il secondo angolo della partita. Probabilmente l'ultima chance del primo tempo. Un'occhiata al centro dell'area per l'arbitro. Cross nel mucchio palla respinta, la recupera Ilaria Dugo col sinistro la mette dentro il tiro di Codecà, ancora Forcinella e su questa parata finisce il primo tempo primo tempo con, eh, che termina con il Genoa in vantaggio per 3 a 1 Codecà al 23° aveva portato in vantaggio il Pavia tre minuti dopo è arrivato però il pareggio di Bargi e poi nel finale al 38 e al 40° nel giro di pochi minuti, Bettalli con una doppietta, ha dato il 3-1 alle ospiti. Ci sentiamo dunque tra un quarto d'ora per il secondo tempo, sempre qui allo stadio Fortunati. Di nuovo buongiorno a tutti dallo stadio Fortunati di Pavia. Siamo pronti a ripartire con il secondo tempo della gara della nona giornata della serie B femminile tra Pavia Academy e Genoa. In questo momento il Genoa sta ottenendo la sua sesta vittoria consecutiva. Conduce infatti per 3-1 sulle Lombarde, nonostante sia stato proprio il Pavia a passare in vantaggio al ventitresimo con un gol di testa di Codecà la migliore delle padrone di casa fino ad ora tre minuti dopo il pareggio in mischia siglato da Caterina Bargi e poi tra il 38 e il 41esimo minuto nel giro di poco Bettalli ha siglato una doppietta che ha mandato il Genoa avanti per 3 a 1 e quindi rinizia in questo momento la ripresa con le stesse 22 in campo, non c'è stato alcun cambio nell'intervallo e allora tra poco vi rileggeremo anche le formazioni con calma, però perché il Genoa riparte immediatamente all'attacco. Come aveva finito il primo tempo, lo ha riniziato la squadra dei Filippini. Cross dentro di Fernandez, respinge a Samoa e subito calcio d'angolo per le rossoblu. Dopo neanche un minuto di gioco, la doppietta di Bettaglia ha chiaramente galvanizzato la squadra di casa, che era stata colpita in velocità. Da Codeca ma ha trovato modo prima di riprendere il risultato e poi di passare avanti di nuovo. Chiusura di Asamoa sull'angolo battuto corto e di nuovo, eh, corner per il Genoa al quinto di questa partita, il cross in mezzo palla spizzata di testa, arriva Tardini che controlla e la mette dietro per parolo. Poi il pallone verso Fernandez allarga sulla destra. Massa si fa vedere, si butta dentro Scuratti, Massa cerca il secondo palo, la chiusura volante di Migliazza, vediamo se riusciamo a eh, ricordarvi le formazioni, 4-3-1-2 per il Pavia con Migliazza in porta, poi Crevacore, Dubini, Asamoah Gromelli in difesa, Cavicchia, Dugo e Lepera a centrocampo, Accoliti dietro a eh, Longoni e Codeca. questa è la coppia d'attacco delle padrone di casa che ora batteranno questa rimessa in zona offensiva, 4-3-3 invece per il Genoa con Forcinella in porta, poi Fernandez, Luca Fo, Parolo e Mele in difesa, Tardini, Bettagli e Scuratti a centrocampo, Massa, Ferrato e Bargi in attacco. Si fa vedere il Pavia con un cross deviato di Acoliti che viene messo fuori da Lucrezia Parolo, dopo due minuti già tre calci d'angolo assegnati eh, dalla terna arbitrale, questa volta però in favore del Pavia pronto pronta a batterlo la numero 14 Giulia Gromelli lei grande chance secondo anno con questa maglia protagonista la cavalcata ha portato il Pavia in Serie B cross dentro Forcinella respinge con i pugni tiro da fuori la palla svirgolata rimane comunque nell'area di rigore sponda corta Gromelli dentro il controllo volante prova a farla girare. D'ugo, il pallone finisce fuori e dunque nulla di fatto nell'occasione per il Pavia. Può ripartire l'azione del Genoa dai piedi di Camilla Forcinella, che è stata senza dubbio decisiva anche lei, visto che in almeno tre circostanze si è opposta molto bene alle conclusioni avversarie, tutte scoccate da Bianca Maria Codecà per Forcinella, esordio addirittura in Serie A da 16 anni col Verona, poi ha giocato con diverse squadre, tra cui la Fiorentina, tra cui la Juventus, da cui giunge in prestito dopo che l'anno scorso era la terza dietro a Roberta Aprile e Pauline Peromagnan sta diciamo dimostrando tutto il suo valore con la maglia del Genoa. Il Pavia che prova ad attaccare con Dugo, contrastata ora da Fernandez, tiene il pallone in campo la venezuelana, di nuovo Fernandez la manda in avanti, colpisce Gromelli, rimessa laterale per le rossoblu. Filippini telecomanda quasi le sue giocatrici dal limite della propria area di competenza. Ferrato il lancio in avanti a cercare lo scatto di Bargi, se la vede con Dubini. Arriva per prima la numero 4. Dubini, che poi preferisce evitare qualsiasi tipo di rischio, e scarica il pallone in rimessa laterale. Rimane in avanti il Genoa. In questo momento, sono 21 i punti della squadra di Filippini, meno 3 dalla Ternana, capolista che ha giocato a mezzogiorno, ha battuto il Brescia. Poi stanno giocando ovviamente Parma, Cesena e Lazio il Genoa che prova ad attaccare con un cross in mezzo, la palla che finisce sul fondo senza alcun tipo di deviazione. Dunque migliazza riparte corto in questo passaggio per Dubini lancio in avanti il colpo di testa. Poi di Tardini, la sponda che favorisce Longoni. Appoggia il pallone sulle pera. Cavicchia. Creva core. Poi di nuovo Federica Cavicchia in avanti cerca Longoni riesce a girarsi temporeggia perde il pallone perde il pallone con un fallo però commesso nella circostanza da Chiaramele e dunque punizione per il Pavia con Crevacore controllo di Longoni perde il pallone lo recupera ora. Scuratti cerca di passare in mezzo a due, non ci riesce di nuovo. Longoni, corta, Dugo, attaccata, scarica verso Samoa. Poi Codeca, stoppa il pallone al volo col destro, poi lo scarica immediatamente in fascia, Cavicchia verso Accoliti. Prova ad attaccare con più convinzione. Ora il Pavia quando siamo arrivati al 51esimo minuto e Joyce Samoa è attaccata alle spalle da Ferrato si disimpegna servendo Migliazza poi Crevacore si fa vedere le pera. cerca di servirla al numero 29, c'è cioè l'opposizione però di Martina Scuratti pesa dal Chievo, Giovanni dell'Inter un passato anche nella serie c Girone A con la maglia della Pro Sesto per Scuratti, protagonista una bella iniziativa, rigore contro gli stereotipi, promossa da una nota azienda di impianti elettrici, proprio importante, appunto, anche visto le tante iniziative di questa giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. 15 15:22 è il numero che trovate anche in sovrimpressione in questa partita. Si lotta in fascia con Marta Longoni che. Si rammarica, è stata lei l'ultima a toccare il pallone con il tocco di Chiaramele che ha favorito l'intervento di Longoni. C'è un cambio della sfera, poi la numero 44 che scodella verso Bargi, attaccata alle spalle, la recupera, cavicchia in avanti, colpisce Longoni, poi Lepera tiene il pallone sul rettangolo di gioco. Accoliti se la mette sul sinistro, chiama tutta la squadra a partecipare all'azione offensiva, Gromelli allarga verso Dugo, finisce a terra e non riesce a tenere il possesso, si riprende una rimessa laterale e dal lancio in avanti di Bettalli, la corsa di Giulia Gromelli, vanno in due alla fine Samoa che prende il possesso della sfera, lo scarico di Cavicchia... Poi l'area Dubini si allarga sulla destra Crevacore, Dubini premia proprio la numero 29, il velo di Lepera con Crevacore che scambia, Bettalli intercetta il passaggio dell'avversaria, Ferrato la mette dietro, poi Parolo alla fine la gira la numero 25 Tardini. Fernandez in avanti, anticipo di Gromelli su Bettalli che si stava proponendo da quella parte. Lancio lungo, codeca, ci prova, ma non riesce a tenere il pallone troppo largo e quindi rimessa laterale in favore del Genoa. Ancora nessuna emozione degna di nota in questo inizio di secondo tempo che vede la squadra ospite condurre per 3 a 1 su quella di casa grazie al gol di Caterina Bargi alla doppietta di Giorgia Bettalli tutto nei primi 45 minuti di gioco rimessa laterale in favore del Genoa con il controllo proprio di Bettalli Fernandez in avanti, palla respinta, ora Dugo, poi Accoliti Cerca di farla passare, non ci riesce. Attenzione perché favorisce la manovra del Genoa. Con questa palla dentro di Ferrato, chiusa la difesa del Pavia. Esce a testa alta. Cavicchia, poi sempre Ferrato. Bella la sponda di testa. Attenzione al suggerimento di Bettalli. Respinge di nuovo la difesa pavese. E allora Fernandez per vie centrali. Tardini, Bettalli. Ora Martina Scuratti tutte le centrocampiste. Genuane toccano il pallone sullo sviluppo di questa azione, mele alle sue spalle dove Parolo serve immediatamente Tardini, chiede palla a gran voce Alessandra Massa, Fernandez la premia in questo momento, Massa che va al cross in mezzo e la parata di Migliazza ci ha provato, mette questa palla dentro Alessandra Massa, sta vivendo una bella stagione dopo che l'anno scorso con la maglia del Chievo ha subito due infortuni importanti alla clavicola nel giro tra l'altro di breve tempo e non è riuscita a mettere in mostra tutte le sue qualità la giocatrice che abbiamo visto anche debuttare con la maglia della Roma e disputare la B con la casacca invece della San Marino Academy rimessa laterale di nuovo in favore del Genoa Filippini consegna la palla a Chiara Mele. Tutte marcate le compagne, Mele cerca di servire Bargi, fa la sponda di nuovo per l'esterna. Mele riesce a passare su Crevacore, la mette per Ferrato. Ferrato la tiene in campo, prova il cross col sinistro, ancora l'opposizione di Asamoa e il calcio d'angolo in favore del Genoa. La partita comunque solida. Di Joyce Samoa, anche se ha avuto la sfortuna di deviare in porta il pallone calciato da Barge nell'occasione dell'1-1, è stata comunque ben presente. Tant'è che si è vista ben poco Ferrato per quanto riguarda le rossoblù, calcio d'angolo con la palla messa dentro, respinge di testa Longoni, poi Dugo rincorre la sfera, riesce anche a toccarla. Bene, qui Codeca in aiuto la compagna, poi Dugo cerca Coliti che non ci arriva, in mezzo a due prova a passare massa, fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore del Genoa che si appresta ad effettuare un doppio cambio, vedremo chi entrerà, a probabilità Alice Campora, sempre presente anche se è entrata praticamente sempre dalla panchina la numero 20 ed è pronta a farlo anche in questa circostanza così come la numero 17 Arianna Acuti mentre finisce a terra Bargi in questo momento e allora sembra essere proprio questa l'occasione per uh, le prime sostituzioni della partita calcio e punizione per il Genoa siamo giunti in questo momento al 58esimo Minuto di gioco poco come un quarto d'ora dall'inizio della ripresa il Genoa che sta tenendo senza troppe difficoltà. In realtà il punteggio acquisito 3 a 1 Massa, pennella in mezzo, arriva un colpo di testa in mischia. Di Asamoa, la recupera migliazza, che osserva il da farsi, si dispongono in campo le giocatrici del Pavia schierate con un 4-3-1-2 a rombo, infatti abbiamo visto Cavicchia in posizione di mediano aiutare la circolazione dal basso delle giocatrici in maglia blu ed è di nuovo Cavicchia che viene servita da Migliazza di prima per Ilaria Dubini il lancio lungo colpisce di testa Mele, poi Bettalli controlla il pallone con la coscia, anche un po' di spettacolo Bettalli che alla fine Alza un campanile che mele appoggia verso Parolo. Ci prova Codeca, ma non arriva sul pallone. Ci arriva invece Forcinella di nuovo Lucrezia. Parolo poi mele controlla il pallone. Non lo tiene in campo. La rimessa laterale è in favore del Pavia, anche le padrone di casa mandano le loro giocatrici a scaldarsi. Praticamente, tutta la panchina del Pavia si sta scaldando in questo momento, mentre il Genoa continua a far girare le palla e attende ancora prima di effettuare i cambi Forcinella di prima lancia lunghissimo a cercare Ferrato subisce un colpo alle spalle da parte di Grumelli prontamente sanzionato da D'Ambrosio Giordano e dunque ecco arrivato il momento dei cambi esattamente all'ora di gioco doppia sostituzione per quanto riguarda il Genoa entra Campora con il numero 20, esce Scuratti con il numero 24. Adesso entra in campo anche la numero 17 Arianna Cuti. Al suo posto è eh, la numero 18 Claudia Ferrato. Gli applausi del pubblico. È Ferrato, ovviamente, che esce dal campo per fare spazio a Cuti, partita buona da parte di Scuratti. Meno di Ferrato, che, come ho detto precedentemente, non si è vista molto limitata dalla marcatura stretta di Asamoa, aveva preso un palo, ma aveva anche segnato un gran bel gol settimana scorsa. Oggi invece non si è. Vista più di tanto la giocatrice ex Sassuolo al suo posto, Acuti. Il Pavia prova ad attaccare, Longoni viene chiusa da Mele dopo che aveva fatto passare il pallone attraverso un'avversaria. Arianna Acuti tocca per la prima volta la palla e la regala di fatto alle avversarie, non trovando la compagna in fascia. Il pubblico prova a spingere il Pavia verso una rimonta difficile ma non impossibile. Ancora mezz'ora più recupero alla fine della partita. Da terra a Cavicchia serve Crevacore in Ciampa ma riesce a tenere il possesso del pallone. Lo scambio e il cross in mezzo di Crevacore a cercare Codecà ma è implacabile. Forcinella sulle uscite alte sono tutte sue. Davvero una ottima partita per la classe 2001. Alice Campora ne ha due addosso. Riesce a disimpegnarsi, servendo Fernandez. Poi il pallone di nuovo per Campora ha un po' di spazio 9 su 9 per lei, il lancio in avanti di Ber Massa che prova a tenerla, e alla fine non ci riesce. Lei che colpisce di testa, ma non riesce a controllare bene il pallone. E adesso sarà il momento dei cambi anche per quanto riguarda il Pavia. Al 62 minuto di gioco esce dal campo con il numero 5 Sofia Lepera, con il numero 8 al suo posto Eugenia Zella fa il suo ingresso sul rettangolo di gioco. Stella Che si andrà a posizionare sull'esterno al posto della classe 2004, autrice di una grandissima giocata sul gol dell'1-0 Pavese, dribbling su mele e poi cross perfetto per Codeca, un bell'assist per Lepera. Salterio applaude le sue ragazze, nonostante l'errore di Cavicchia, che non è riuscita a servire una compagna in fascia. Ora ci prova il Genoa con Caterina Bargi scarica su Bettalli, attaccata alle spalle da Coliti, Bettalli trova con un ottimo lancio Massa, Massa cerca il dribbling su Cavicchia, alla fine protegge il pallone perché è stata proprio la numero 10 l'ultima a toccare e dunque è rinvio per il Pavia che batte corto, Migliazza poi il lancio di Dubini che trova direttamente le giocatrici del Genoa, attenzione a Campora, ben chiusa da Crevacore, accoliti, trova a Dugo che l'aiuta nella risalita del campo. È rimasta anche a terra la numero 7. Infatti, l'arbitro interrompe l'azione. Si lamenta anche Dubini perché comunque il Pavia stava partendo in velocità e l'arbitro ha preferito fischiare nonostante non sembra esserci. Nulla di grave per Serena Coliti che riprende il suo posto da trequartista. Dubini in avanti, il controllo di Zella che favorisce in realtà Arianna Acuti, cerca di farla passare Acuti viene murata dall'avversaria Longoni in contrasto, Acuti commette fallo sulla numero 22 e allora proprio Zella andrà a battere questo calcio di punizione al quarto anno con la maglia. Del Pavia classe 1990, due gol nelle 26 partite di Serie C giocate per lei dall'anno scorso. Zella che pennella il pallone in mezzo, il colpo di testa, poi Codeca Grumelli ci prova dalla distanza e il pallone finisce fuori. giustamente qualche difficoltà nel cercare di giungere. Dalle parti di Forcinella, il Pavia si è affidato anche al tiro da fuori, un sinistro quello di Giulia Grumelli che però non può impensierire Forcinella, il pallone finisce di parecchi metri sul fondo. Eccomele, Dalla il pallone di petto, poi Campora rischia in mezzo a due, infatti perde il pallone. Il cross di Cavicchia, attenzione a Codeca che aveva preso bene la posizione sbucando alle spalle di Luca Fo, non è riuscita, però, nella deviazione. L'ariete del Pavia. Pallone giocato da Campora in verticale. Bargi, che ora è passata al centro dell'attacco genuano, Mele, solca la fascia sinistra con la sua corsa, la mette dentro verso Acuti, posizione regolare, ma Acuti non. Riesce a sfruttare la buona iniziativa, la verde la compagna. Passaggio un po' lungo, non, non l'ha tenuto in campo. La numero 17 che giunge dal Parma, dove ha giocato in Serie A la scorsa stagione. Stagione però culminata con la retrocessione delle Ducali. Mele per Parolo, bene la numero 28. Poi Fernandez in avanti, c'è l'anticipo di Cavicchia su Bettalli a centrocampo, Accoliti lotta, si prende anche fallo, finisce a terra in questo contrasto. Nessun cartellino mostrato dall'arbitro mentre il Pavia si appresta a battere questo calcio di punizione sul cerchio di centrocampo. Ecco Dugo, troppo lungo il pallone per lei. Arriva il tocco di Fernandez, la palla che carambola sull'avversario, quindi può respirare ancora una volta il Genoa. Tanti ruoli provati in carriera da Fernanda Fernandez, anche il libero alla fine è stata schierata in posizione di esterno destro, dove quest'anno si è fatta decisamente valere la sudamericana. Crevacore, Dubini lancio verso Zella, la sponda di testa, poi il controllo di Mele attaccata alle spalle, Mele che riesce a portare a casa la rimessa laterale, passeggia Salterio, pensieroso, mentre Mele serve Bargi, Bargi cerca di passare, contrasto con Dubini, la recupera Bettalli, poi il tacco di Bargi viene anticipato a Cuti. Al centrocampo c'è Tardini che è stata praticamente ovunque oggi. Tardini dietro per Parolo, poi Mele detta il passaggio Acuti, di nuovo anticipata da Elisa Crevacore. Ecco Acuti finisce a terra. Alla fine calcio di punizione in favore del Genoa, si lamenta anche un po' Acuti per il trattamento subito dalle difensori del Pavia. Gemma che si dovrebbe apprestare tra l'altro a fare altri cambi mentre Alice Campora è pronta a battere questo calcio di punizione. Il cross in mezzo della centrocampista, la palla che si alza, attenzione al Pavia che non riesce bene a liberare l'aria, una girata di massa e arriva la parata di Migliazza, ha cercato un gol spettacolare, massa che si è alzato al pallone, poi ha provato spalle alla porta. Un numero volante controllato senza troppe difficoltà da Federica Migliazza. Attenzione a questa palla persa da Samoa, Campora per eh, Tardini. Poi il cross dentro di nuovo. A Samoa col petto, chiude tutto. Dugo, lancio lungo di Grumelli, Codeca di Testa prova a favorire a Coliti. Viene chiusa però la numero 7 non è riuscita a mettersi molto in mostra oggi Serena a Colidi, bloccata tra le pieghe del centrocampo rossoblù blu guadagna palla Bettalli poi ancora il Genoa tocco all'indietro calcio di punizione al, siamo arrivati intanto al minuto 70 ancora 20 più recupero al termine e il Genoa che conduce 3 a 1 sul campo del Pavia e il Genoa che effettua anche il terzo cambio della sua partita, Alessandra Massa esce dal campo al suo posto, Alison Rigaglia fa il suo ingresso sul terreno di gioco, non è riuscita a trovare il gol oggi Alessandra Massa ma è stata comunque molto pericolosa con le sue sgroppate in fascia. Ha messo in difficoltà la difesa del Pavia. Infatti anche Filippini si congratula con lei. Terzo cambio, dunque per le rosso blu dentro Alison Rigaglia, anche per lei: nove presenze su nove partite e esattamente come per Campora Rigaglia che le ha giocate tutte. Non partendo praticamente mai da titolare, se non in una occasione, ma dalla panchina Filippini la inserisce sempre la. Giocatrice di origine catanese, L abbiamo vista anche in Serie A con la maglia del Como. Il Pavia deve spingere perché il tempo inizia a stringere. Allora, Coliti alle sue spalle per Cavicchia si propone. Crevacore arriva una chiusura volante. Di Mele non riesce a tenere la palla in campo. Acuti, e allora la rimessa laterale la batte Crevacore. Zella per Vie Centrali, Dugo ci prova, murata da Bettalli, prova proprio Rigaglia a partire a testa bassa, viene chiusa dalla difesa del Pavia, recupera il pallone, Campora scambia con Mele, poi di nuovo Lucrezia Parolo, ora in avanti Tardini, controlla Campora, la sovrapposizione di Mele. Campora preferisce temporeggiare anche perché il Genoa occupa bene il campo. Bettalli chiama alla salita Fernandez, il dribbling della numero 8 su Dugo. Fernandez poi scarica verso Mele il tunnel dell'arbitro. Con Mele che serve Campora sulla fascia di sinistra, va sul destro, appoggia per Acuti. Acuti cerca il cross. Forse qui poteva tentare anche un tiro, Arianna Acuti invece. Ha cercato una palla non facile sul secondo palo a premiare proprio la neoentrata Alison Rigaglia, rimessa dal fondo per il Pavia. Migliazza sembra voler lanciare lungo, e infatti è così la palla a cercare Codeca. Arriva invece Fernandez che la mette dietro Luca Fo. Verso Parolo, ora Mele, poi Campora, attaccata da Longoni, alle sue spalle di nuovo Lucrezia Parolo, per uh, Forcinella. Fernandez prosegue senza troppi problemi. Il possesso del Genoa, Pavia non è riuscito in questo secondo tempo a trovare la chiave per scardinare la difesa avversaria, ora Rigaglia cercata in velocità. Gromelli fa il possibile per tenere il pallone in campo. Non riesce, cioè ci riesce, ma poi la palla viene conquistata solo per un momento dal Genoa. Ilaria Dugo la gira per Crevacore, ha un po' di spazio sulla destra. Crevacore prova a prenderselo, affronta Campora, cerca il cross dentro. La palla è respinta stop di petto di Accoliti che non riesce ad andare al tiro prontamente chiusa da un'ottima Sara Tardini lei che ha giocato con l'Italia del 17, l'Italia del 19 anche convocazione uh, con la nazionale maggiore anche se non è mai scesa in campo con la prima squadra delle azzurre però sicuramente è un pedigree importante quello della classe 96 che ha vinto anche la Serie B sei anni fa con la maglia della Reggiana. Forcinella colpisce il pallone, non benissimo questa volta Fernandez, prova a farla passare Dugo, viene chiuso proprio da Tardini, Zella lotta, ma Bargi la recupera, bello il lancio in avanti di Bargi, forse un po' lungo per Rigaglia che ci prova, ma non ci arriva, il pallone si perde in rimessa laterale. Guadagna comunque altri secondi il Genoa, Filippini controlla il cronometro, un quarto d'ora più recupero alla fine del match, siamo al 75esimo, Pavia 1, Genoa 3, questo è il risultato che sta maturando al Fortunati, i gol tutti nel primo tempo, si è visto un po' meno spettacolo nella ripresa, ma manca ancora un po' prima del triplice fischio dell'arbitro il controllo di Crevacore che non colpisce bene il pallone lo scoramento di Accoliti mentre Parolo serve Forcinella tanto spazio sempre per Lucrezia Parolo che ha iniziato con il brivido però poi si è ripresa nonostante Codecà in un po' di occasioni abbia messo in apprensione le due centrali del Genoa alla fine finora la loro prestazione supera la sufficienza. Di nuovo Parolo, poi Mele, il lancio con il sinistro a cercare Acuti, palla per la numero 17, Acuti entra in area fuori gioco di Arianna Acuti, punizione per il Pavia e la squadra di Saltero che si appresta a un altro cambio. Vediamo la numero 21 Giannina Lattanzio pronta a fare il suo ingresso sul terreno di gioco per al posto della numero 35, 35 Ilaria Dugo. Un cambio più offensivo da parte di Salterio. Civano anche gli applausi per Dugo che si è senza dubbio, eh, si è senza dubbio destreggiata bene nella posizione di. Mezzalale che normalmente agisce come difensore sull'esterno, Giannina Lattanzio ha segnato ben due gol quest'anno, la mossa di Saltieri per provare in questo ultimo quarto d'ora a raggiungere il pareggio, finisce a terra Longoni, trattenuta da Mele, punizione a centrocampo per il Pavia. spinge il pubblico mentre Crevacore gioca il pallone per Cavicchia la sponda di prima di Longoni poi Crevacore Zella ancora all'esterno decide di cambiare gioco e andare dalla parte opposta eccolo Tanzio che tocca il primo pallone della sua partita Cavicchia verso l'area di rigore il controllo di Longoni arriva la chiusura della difesa genuana Deve di nuovo ripartire dal basso la squadra pavese. Buono il tocco di prima di Cavicchia per Eugenia Zella. Si sovrappone anche Crevacore. Viene servita la numero 8. Crevacore va all'uno contro uno. Poi Longoni protegge il pallone. Zella lo fa girare. Cavicchia crossa in mezzo a cercare Coneca. Non ci arriva la numero 9. E allora Forcinella, con tutta la calma del mondo, può prendere il pallone con le mani. E far rifiatare un attimo il Geno, palla corta giocata verso Sara Luca Fo, poi Parolo si evince anche da questa inquadratura. Lo schieramento offensivo del Pavia che prova a recuperare. Basterebbe un gol per riaccendere questo finale. Lattanzio in avanti, sponda, prova l'1-2 tra Coliti e Codeca. La coppia gol pavese, ma fa buona guardia ancora una volta la difesa ligure. Bettalli serve il pallone per Fernanda Maria Fernandez, la palla in avanti, l'anticipo di Asamoa su Bargi, la recupera di nuovo Lattanzio. Che però, attaccata da due avversarie, non può fare altro che perdere il pallone. Era difficile in quella circostanza tenerlo. Prova a ripartire il Genoa. Alla fine, l'azione viene fermata, è stato evidentemente un fallo ai danni di Rigaglia. Ed è proprio così. Calcio di punizione per le genoane classe 98 Rigaglia, Mi ha detto un passato al Como con cui ha vinto la Serie B ed è riuscita anche a ottenere la salvezza in Serie A, una grande impresa quella della squadra del presidente Verga. Calcio di punizione che si conclude con una palla in mezzo e poi l'ultimo tocco è stato di Acuti. Incredula, la numero 17, che voleva evidentemente un calcio d'angolo a favore, invece l'arbitro ha optato per un rinvio dal fondo. L'Attanzio controlla il pallone, prova a metterlo giù, poi si alza un campanile a cercare Zella, la lotta con Tardini che favorisce Campora da fuori e la parata di Migliazza che poi si salva ancora una volta. Che rischio per il Pavia. Acuti, Campora sta trovando un gol pazzesco, Cross sul secondo palo, respinge la difesa del Pavia e alla fine Lungo Grumelli, il genio nato vicinissimo al gol del 4-1 con una conclusione dal limite dell'area di Alice Campora, Migliazza non era riuscita inizialmente a bloccare il pallone, poi in un modo o nell'altro, in due tempi, è riuscita in qualche modo a evitare. Il gol avversario ci ha messo anche un piede sulla successiva iniziativa di Acuti. Fatto sta che il Genoa è andato vicino al quarto gol, con un tiro di Campora da fuori, rischia d'altra parte anche Forcinella, ci mette una pezza sulla pressione di Codeca che fa sempre sentire il fiato sul collo alle avversarie. Risale il campo il Genoa, Crevacore, lotta con Mele. Si prende il fallo, poi Mele che. Travolge, cade con tutto il corpo addosso alla ex giocatrice del Milan Primavera. Calcio di punizione in favore del Pavia. Mancano 10 minuti circa più recupero, 9 minuti più recupero al termine del match, saldamente nelle mani della squadra di Filippini. Zella cerca con questo raso terra di premiare Longoni, niente da fare, Mele carambola la palla addosso all'avversario con una chiusura inscivolata dal tempismo ottimo. Rimessa laterale con calma, Mele prende qualche secondo, alla fine decide di andare lunga su Bargi, colpisce di testa Zella, il controllo di Lattanzio, la deviazione di Acuti, rimessa per il Pavia Giannina Lattanzio sempre presente 9 su 9 per lei anche se oggi è entrata dalla panchina di solito è titolare la numero 21 nazionalità equadoregna ma nata a Milano spazza il Genoa e il Pavia rimane in attacco prova un forcing in questi minuti di finale questi minuti finali il tocco di Cavicchia per Asamoa, poi Lattanzio, il cross dentro a cercare Codeca, Codeca col destro, palla sopra la traversa. Di pochissimo, tanto per cambiare i pericoli del Pavia: hanno un nome e un cognome. Bianca Maria, Codeca ancora una volta, la numero 9, vicina al gol, servita bene dalla sgroppata sulla sinistra di Gromelli. È andata con il collo del piede a provare di sorprendere Forcinella. La palla è finita sopra la traversa. Di poco però, Lattanzio lotta con Tardini, la recupera la squadra rossoblu. Fernandez poi Tardini, questa volta perde il pallone. Ma Campora ci mette una pezza e prova a cercare lungo Bargi. Attenzione alla Samoa non perfetta nella circostanza però. Dubini è attenta, ci mette il piede, impedisce ad Acuti di arrivare sul pallone. Zella, il pubblico prova a sostenere le, le, le padrone di casa che cercano di riaprire la partita in questo finale di match. Lattanzio alle sue spalle, poi il lancio in avanti verso Codeca, attenzione perché la posizione è buona, Codeca la mette in mezzo l'anticipo di Parolo e poi Campora libera l'area ha cercato questa volta di andare all'assist Bianca Maria Codecà ha fatto buona guardia la difesa del Genoa ora Zella prova a girarsi la mette in fascia Lattanzio, la pennella nel mucchio colpisce Luca Fo la palla che rimane lì poi un tentativo da fuori di Zella niente da fare, calcio di punizione fischiato dall'arbitro, fallo in attacco e quindi il Genoa che può effettuare un altro doppio cambio, andando così a terminare le sostituzioni, vedremo chi saranno le giocatrici pronte a entrare sul terreno di gioco quando mancano poco più di 5 minuti al termine. Esce la numero 22, Bargi entra con il numero 9 Parodi, Filippini, che quindi cambia tutto il tridente offensivo. Applausi dei tifosi del Genoa per Caterina Bargi che ha segnato il gol dell'1-1 che ha riaperto la partita. Al suo posto Giulia Parodi. Ed esce anche Sara Tardini con il numero 25. Al suo posto con il numero 13 entra Emma Enrico. Una grande prestazione anche di Sara Tardini. Davvero una tuttocampista più che una centrocampista l'abbiamo vista ovunque dare una mano alla sua squadra al suo posto Emma Enrico settimana scorsa è andata vicinissima tra l'altro a un gol da Cineteca nella partita con il San Marino Enrico che ha colto la traversa direttamente con un calcio d'angolo a rientrare sarebbe stato un gol pazzesco 86 sul cronometro rinvio di Forcinella palla raccolta da Giorgia Bettalli, poi il pallone a Rigaglia, cross sul secondo palo. Acuti, fuori di un niente, fuori gioco però. Fuori gioco, mani sul volto per Arianna. Acuti, era stata trovata perfettamente da Rigaglia. Il suo colpo di testa era a un passo dal gol, ma era tutto fermo per posizione di offside. Intanto anche il Pavia decide di effettuare l'ultimo cambio: Giulia Vallone con il numero 99 e Nicole Cozzani con il numero 47. Sono loro le ultime giocatrici a fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Escono la numero 29, Elisa Crevacore, e la numero 14, Giulia Gromelli. E dunque. Salterio che si gioca il tutto per tutto in questo finale, dato che sono uscite Crevacore e Grumelli, quindi di fatto le due terzine sono entrate a Vallone che è un attaccante, Cozzani è una difensore, vediamo un po' come si schiererà il Pavia che sembra trovare una difesa a tre in questo finale con Samoa, Cozzani e Dubini. adesso... Staremo a vedere sicuramente con uh, Avallone in campo, sono praticamente 5 le attaccanti uh, lombarde, visto che Longoni, Accoliti, Codecà e Lattanzio sono presenti nello stesso momento sul terreno di gioco. La palla ce l'ha comunque il Genoa con uh, acuti per uh, Enrico, cerca di districarsi, ma la prende Zella, poi Dubini col sinistro la manda in avanti Fernandez anticipa Codeca Lattanzio tocca il pallone ecco proprio Cozzani che la manda lunga dove trova l'anticipo di Fernandez il lancio di Enrico Regaglia prova a battagliare ma Cavicchia chiude tutto, se la riprende Regaglia finisce anche a terra non c'è niente secondo l'arbitro quindi rinvio dal fondo che sarà battuto in questo momento da Federica Migliazza Manca davvero poco alla fine del match, speranze eh, ridotte chiaramente a Lumicino per il Pavia che ha messo dentro tutte le sue giocatrici offensive per cercare di dare una scossa a questo finale di partita. La rimessa laterale con la palla in avanti colpita al volo da Cozzani. Anche sfortunato qua al Pavia perché il tocco di Cozzani non eh, può essere raggiunto da Dubini e quindi il Genoa se la prenderà comoda su questo calcio d'angolo. Il eh, settimo della partita della squadra di Antonio Filippini andrà a battere proprio Emma eh, Enrico che chiama lo schema. Enrico mette il pallone in mezzo, cerca... Parodi che viene anticipata Campora di testa verso Acuti cerca di andare via. Chiusa, però Acuti lancia in avanti, non c'è accoliti, c'è la guardia di Chiaramele. Anche lei, una gran bella partita. Parolo attaccata da vallone. Parolo tiene il pallone e lo lascia lì. Dove Campora lo rimanda in avanti, Asamoa il tocco di Parodi. Il tocco anche di Zella controlla cavicchia prova a proporsi sulla fascia sinistra. Nicole Cozzani Rigaglia che la contrasta poi Codeca fa la sponda, Lattanzio deve cercare di giocarla all'indietro non ci riesce, la rimessa è per il Genoa siamo ormai giunti al novantesimo minuto, vedremo quanto recupero sarà assegnato dall'arbitro signor D'Ambrosio Giordano il Genoa controlla Sembra avere ormai in pugno i tre punti. Bettalli che calcia il pallone addosso a Cozzani, rimessa laterale in favore sempre del Genoa. Controllo di petto di Rigaglia, giocata all'indietro Enrico di prima. Ora Zella si lancia subito in profondità Vallone, si lancia in profondità anche Codeca, servita bene, entra in area Codeca, va sul destro, Codeca prova il tiro, respinto dalla difesa del Genoa. È tutto il disappunto sul volto di Codeca che ha provato a sorprendere la difesa del Genoa in questo finale, è stato respinto però il suo tentativo. Ora Parodi finisce giù, calcio di punizione, spazio anche per Giulia Parodi. Da sempre praticamente al Genoa, la bomber della Serie C, oltre 40 gol con le, per lei, con la maglia rossoblù, mentre sono 4 i minuti di recupero. Siamo ormai giunti al novantesimo, ultimi spiccioli di partita, ultimi lampi di speranza per il Pavia Enrico. Fernandez prova ad andare, la mette dentro la sponda. Fernandez vince il contrasto, poi Dubini la rimette in avanti. Il controllo di Codeca. Poi Cozzani prova un lancio lungo che viene bloccato dalla pressione di Parodi, che nonostante i pochi minuti a disposizione sta aiutando non poco il Geno a tenere la palla lontana dalla propria area di rigore. Lottano, Rigaglia, Lattanzio E la giocatrice genuana che ne esce vincitrice Buono il pallone per Parodi Parodi può cercare anche un cross in mezzo Si era inserita Dalle retrovie Campora il Pallone che è stato comunque deviato Dalla schiena di Ilaria Dubini E c'è dunque L'ennesimo calcio d'angolo In favore del Genoa Per il Destro Di Emma Enrico Salteri osserva mentre Filippini si è andato a sedere in questi ultimi minuti di gioco. Enrico che non batte corto ma anzi preferisce mettere il pallone al centro dove Acuti viene anticipata. Poi prova a Vallone a far partire l'azione del Pavia. C'è una trattenuta da parte di Campora che viene anche ammonita al 92 ⁇ minuto di gioco. Il primo cartellino giallo. Della partita se lo becca Campora, colpevole di aver trattenuto un avversario, Dubini dice a tutte le sue compagne di salire il più in alto possibile, la linea difensiva del Genoa. Pronta a far scattare il fuorigioco Mentre Dubini lancia lungo colpisce proprio Campora, poi di testa Enrico la mette giù Fernandez verso Rigaglia. Colpisce il pallone di testa, ma è Cozzani che si fa vedere e scarica su Cavicchia. Ora Zella, il contrasto di Campora, Dubini con calma, prova a giocare il pallone in avanti, il Pavia ma non riesce a servire le sue punte, regaglia un po' di spazio sulla fascia destra, va l'uno contro uno con Cavicchia. Regaglia cerca di andare via, ci mette il piede, la numero 10, che col tacco favorisce però la giocata avversaria. cut in area, la sponda, poi un tiro decisamente fuori misura da parte di Bettalli. Se non vado errato, sì, proprio Giorgia Bettalli è stata lei a colpire col sinistro. La palla è finita altissima, sopra la traversa, poco più di 60 secondi al termine con... A Vallone che colpisce il pallone. Poi commette probabilmente anche fallo. E infatti arriva il fisco dell'arbitro, anzi, arriva il triplice fisco dell'arbitro. Finisce la partita il Genoa, batte 3 a 1 il Pavia che era passato in vantaggio al 23 con un gol di Codecà. tre minuti dopo però Bargi ha trovato l'1 a 1 e poi le reti decisive nel giro di tre minuti al 38, al 41 Bettalli con una doppietta ha dato i tre punti al Genoa, che vince quindi la sua sesta partita consecutiva e rimane a meno 3 dalla vetta occupata dalla Ternana per il Pavia invece la quinta sconfitta di fila. Dal Fortunati è tutto. Un augurio di buon proseguimento di serata a Dario Damiano e ci risentiamo sempre su questi canali.